Il direttore di Arezzo Fiere Congressi, Raul Barbieri, questa mattina avete presentato il calendario delle prossime iniziative. Mi sembra che ce ne siano due in più, una addirittura dedicata ai bambini e l'altra nuova dedicata alle energie rinnovabili. Un programma sul quale lei ha puntato il dito soprattutto per ricordare che il centro affari ha 7 a 14 dipendenti, non è un carrozzone, e che i 92.000 visitatori che arrivano ad Arezzo poi spendono nei vari settori sul territorio della provincia. Sì, io ho fatto questa bandiera nel voler testimoniare il fatto che questa società è una società che lavora con efficienza e bene, al netto di tutte le discussioni di natura politica che la riguardano. Una società con 14 dipendenti che svolge un lavoro importante di organizzazione eventi, fattura oltre 4 milioni e mezzo di euro e produce una serie di eventi sia nel campo del business, diciamo, professionale, che nel campo dell'intrattenimento, quindi rivolte al grande pubblico, che credo di poter dire siano tutti particolarmente attrattivi. Nel campo del business ci sono i saloni del comparto Orfo, che sono in ripresa con la grande novità di questo Golden Italy, che nel 2013 ha esordito con buoni risultati. Nel campo delle manifestazioni di pubblico, l'Esploit d'Agritour dell'anno scorso, che aveva un po' cambiato la sua impostazione, ci ha dato stimolo e forza per proporre anche un paio di eventi nuovi. Uno, quello dedicato al mondo dell'infanzia e alla città dei cittini, che pone l'attenzione, oltre ovviamente al fatto di costituire un parco divertimenti al chiuso per i bambini, porre l'attenzione su uno dei comparti dove c'è più propensione alla spesa, quello verso il mondo dove dell'infanzia, non si risparmia, dove non si deve risparmiare mai, almeno io per esperienza non ci risparmio mai, ma perché è ovvio che deve essere così. E un evento nuovo sulle energie rinnovabili, la bioedilizia, quindi tutta la sostenibilità, che è ancora in fase di ultime progettazioni, ma che è previsto per novembre.